Buongiorno, Anna Carmela. Buongiorno, Cicci. Un consiglio, il bambino che ha il mal di pancia. Ehi, abbigliate una bacinella d'acqua di mare con due cucchiai di pomodoro e metteteci dentro i piedi del bambino, passa tutto. Okay. Grazie. Ossi, provo a posare. Buongiorno, adivaglio. Sono fresche queste ossi. Freschissime. Ci fosse un po' di tifo? Per carità, disinfettatissime. Quant'è? Beh, perché siete voi mi date 60 litri, vabbè. Tu quanto ci guadagni? Beh, una quindicina lì. E che fa? 15 lire. Ok. Capù. Oh, capitano! Questi commercianti di mare quando vogliono guadagnare, guarda là, va. Ehi, ma che sei cecato? Brigadier, avete visto come cammina qui? Lucia! Ciao, Cicillo, come mai così presto? Lucia, guarda che cosa ho comprato. Comprato? Antichissima, Portolongone, 945. Senti che arpa. Facete ci sentire un concertino. Ehi, hai ragione. Lucia, eccolo. Non vedi che mattinata piena di sole? E va bene, cantiamo. Date un po' di mare a queste barche, date un po' di baci a queste bocche. Chi le ha scritte queste parole? Chi le ha scritte? C'è tanto sole, c'è tanto mare. Ma non ci scuccia. Napoli piange, ride, Napoli mia. Il tuo dolore sembra allegria. Tanti per non morire. Accidenti! Ma Pietro, dove è andato? Un'altra volta al bar, tuo figlio. Già il quarto caffè. Povero Pietro, è innamorato. Prendelo do io l'amore. E fateci sentire sta canzone! E basta questa benzina! Le canzoni che amavo ascoltare le avete nel cuore. Son vostre perché... Napoli piange, ride, ma in ogni cuore canta l'amore, amore, amore. Hai visto che voce che c'ha tuo fratello, eh? Onestamente un poco anche merito mio. Napoli piange, ride, ma in ogni cuore canta l'amore, amore, amore. Date un po' di mare a queste barche, date un po' di baci. L'hai visto? Sì, l'ho visto, non voleva. Però ci sono riuscita, eh? Bene, allora domani sera lo porterà, eh? Però questa volta i soldi, li voglio prima, intesi? Dopo, te li anticipo dopo. Mi raccomando, domani sera. Vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Tutte le mattine con la scopa in mano. Ora non dovrebbe meravigliarvi più. Posso salire da vostra cognata? Non dipende da me. Marisa? Marisa, c'è il maestro Blasi. Fai salire. Accomodatevi pure. Però, comoda questa scaletta. È più comoda quella del portoncino. Perché non passate di là? Così. Napoli piange, ride, ma in ogni cuore canta l'amore. Marcella! Marcella! Eccomi! Perché eri su? Uffa, sempre la solita storia, siamo da capo. Perché eri su, perché eri su? Ho accompagnato il maestro Blasi. T'ho detto mille volte di metterlo fuori a calcio. Ma non posso, è il maestro di canto di mia cognata. E allora passi dal portoncino. Ma è possibile che ogni giorno viene a darmi il tormento? Vattene, vattene. No, io resto qui finché quello non sgombra. E poi tuo padre dice che ti faccio perdere tempo io. Ed è così. La colpa è tua. Napoli.
questo non è una chitarra, è un violino e Paganini. Ma l'hai pagata? No, perché nel negozio non c'era nessuno. Ho visto sta povera chitarra abbandonata. Ho detto, ma qua non c'è nessuno. Domani se passa di là, regolerò. Tratto buono, Lucia. Ciao, ci vediamo stasera. Ui, Cicillo. Che cosa fa? Ma come, mi incontra la mattina e mi domanda che faccio? Mi incontra la sera e mi domanda che faccio? Mi incontra il pomeriggio e mi domanda che faccio? Ma tu che fai? Io? Niente. E beh, fumi? Sì. Mi dai una sigaretta? E io non ne ho. Ah, ma io ce l'ho. Bella chitarra. Perché non facciamo una cosa? Tu con la chitarra, io con la fisarmonica possiamo guadagnare un sacco di soldi. Facciamo una società. No, 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 niente società, niente società. Mi presti un cerino? Sì. Ecco di Ceri, a scatoletta non la voglio più. Non la voglio più! Non la voglio più! Non la voglio più! Ce ne sta uno su. Cosa dell'altro? Credere all'amore. Senti? Va bene, le insegna il canto, però dimmi che scelga delle canzoni più belle. È bello quello che piace. Acqua di fonte chiusa tra la neve, anima e cuore geli a chi ti beve, somiglia all'amor mio che se n'è andato, e tanto freddo in cuore m'ha lasciato. Acqua di fonte, tu che discendi a valle prepotente, travolge un cuore che vuol morire, fa che il mio bene sia lì sul ponte. Acqua di fonte, domani sera ci sarà anche Alberti, se ti fai il contratto partiamo soli in tournée, tu e io, senza tuo marito. State zitto, Vicente. Acqua di mare magica e profonda, spaventi cuori se diventi onda, fai come fece un dì l'amore mio, la riva baci e poi le dai l'addio. Acqua di mare, a tutti i naviganti fai timore, tu sola puoi donar l'oblio, so che il tuo abbraccio mi può sanare. Acqua di mare, acqua di mare. Ti farò ricca, celebre e felice. Ti amo. Cose che si dicono. Eppure un giorno ti avrò. Avrà la pazienza necessaria. Acque amare più dolci d'un bacio d'amore. Dammi un bacio. Domani sera? Domani sera? Domani sera porto mio padre alla festa e se non fanno pace con Luciano sfascio tutto. Tu sali con me in motocicletta, fuggiamo e alla prima chiesa che trovo ti sposo. E le pubblicazioni? Me ne infischio delle pubblicazioni. Se il parroco vuole ci sposa senza, se no ti sposo lo stesso. Ma davvero vuoi fuggire? Ah, quanto mi piacerebbe. Me lo prometti allora? Sì. Dammi un bacio. Vorrei che durasse tutta la vita e non lo spazio d'un mattino. Conserviamola, ci faremo l'insalata. Quello un giorno o l'altro. Pietro! E viene a lavorare, no? Non vi illudete. Ma perché questa scena dei saluti ogni volta? Ci tiene proprio tanto a farsi vedere dalla gente? Beh, è cortese con me. Se ne sono accorti tutti. Il tuo maestro. Quell'orologio, perché non l'ha portato via? Sembrava che ripararlo fosse tanto urgente e ogni volta lo lascia qui. Va bene la lezione di canto, ma... Vieni, la colazione è pronta. Sai, domani sera al ristorante di Mare Chiaro ti farò una bella sorpresa. E cos'è? Ti ho detto che è una sorpresa, no? Ma così, un'idea. Sarò presentata all'impresario Alberti. Il maestro Blasi è convinto che mi firmerà un contratto. Ti dispiace? Oh, tutt'altro. Sai, è che per me queste gite non sono più come una volta.
Ma ti fanno bene. Tutto il giorno ti chiudi in casa a lavorare, la sera vai al bar col tuo Ciccillo. Ciccillo mi accompagna, il solo svago per me dopo la disgrazia è quello di cantare. Si potrebbe andare al cinema qualche volta. Insomma, se Alberti mi firmerà il contratto, si tratta del nostro avvenire, Luciano. Ma certo, lo capisco. Anch'io prima sognavo il palcoscenico, i successi, gli applausi. Quanto abbiamo fantasticato. E invece tutto è andato così diversamente. Che strazio sei, tutte le volte che si fa un po' di luce per noi, tu chiudi gli occhi e vedi nero. Marcella? Eh? Il caffè. Eccomi. Si raffredda. Vengo, vengo. Luciano. Sì? Domani sera per il tuo compleanno devi farmi un regalo. Un regalo? Come? Io a te? Sì. Siedi, siedi. Che è successo? Marisa. Ma di che hai paura? Marisa ti è tanto affezionata. Oh, lo credo. La verità è che tu sei geloso come era nostro padre. Anche lui con la mamma. E ci è voluto tutta la vita per accorgersi di aver avuto vicino una santa. Allora, me lo fai questo regalo? Se non costa troppo. Oh, no, no, questo non costa niente. Senti, domani sera Pietro porta i suoi genitori al ristorante dove andremo noi. Allora ti regalo un cannocchiale, così te lo guardi da lontano. Ecco, lo sapevo. Devo andarci di mezzo io. Marcella, io vorrei tanto che ti sposassi. Pietro è un bravo ragazzo, però suo padre si è comportato con me come un imbroglione. Vuoi dire che non farete la pace? No, a meno che lui non mi venga a chiedere scusa. E allora vedrai quello che succederà. Mi devi preparare un cocktail, perché stasera c'è una grande cena. Che vuoi, un martinis o un negronis? C'è poco da sfottere. Poca salsa e poca soda, con uno schizzo d'acqua. Che fai, Ciccillo? È venuto per sbaffare una grande cena. Ah, stasera panza mia fatti capanna. Vengo anch'io. Dov'è? Al cimitero! Oh. Metrio. Sì. Che schifezza. Andà al cimitero. Che tram si piglia? Don Salvatore è bello. Salutiamo, don Ciccillo. Buonasera. Prego, accomodate. Grazie signore, buonasera. Uè, Ciccillo! Che fai qua? Me ne vado. E perché ci vuoi lasciare? Stasera la festa di Luciano, si mangia forte. Ti posso invitare? Voglio morire di fame. Ma perché fai questo? Perché sarà asfissiante. Ma come, io sono amico tuo, tu lo sai, ti voglio bene. Fumi? Sì. Mi dai una sigaretta? No, non ne ho. Ma io ce l'ho. Mi dai un cerino? Tenga la macchinetta. No, io c'ho i cerini. Oh, non c'ho morto, non c'ho. Buonasera. Posso? Prego. Guarda un po' qua. Che svergognata, si è mangiato 5 banane fino a mo'. Vorrei sapere perché hai insistito tanto per portarmi qui. Papà, non c'è qui niente. Fanno una zuppa di cozze che è un concentrato di mare. Non mi piace, io voglio gli spaghetti con le vongole. E gli spaghetti no, hai il diabete. Non mi seccare. Siamo da capo, Vuoi smetterla di guardare quella motocicletta? Che ci devi fare? Ma cosa mi interessa la motocicletta? Mi interessa! Mangiatemi un po' l'arrosto. Un po' l'arrosto! Ma che svergognata! Ma no, caro, ti sbagli. Io abito in un palazzo elegante, ho perfino la ghiacciaia. Ah, e allora perché mi hai portato in questa specie di osteria? Ma per cambiare, no? Sempre lusso, sempre lusso. Ma lei, maestro, non dice proprio niente. Quando la conversazione è così interessante, preferisco ascoltare. Oh? Tanti auguri, signor Luciano. Grazie, anche questo compleanno siamo tutti qui. Uè, grazie, salve. Caro Luciano, finalmente. Aspetta, più, bicchiere, mi lasci. Questo è il posto di Luciano. Calma, caro Luciano. Ah, ora capisco perché hai insistito tanto per portarmi qui. Papà, ti giuro che non sapevo niente. Dai, tato, l'ha giurato. È inutile. Non ti farò mai sposare la sorella di un cantastorie. E che non paga i debiti. Al tavolo di Pietro tira brutale. Qui andrà tutto male. Ma no, andrà benissimo, vedrai. Ma il motore della carrozzella gliel'hai venduto come nuovo. Invece hai sostituito i pezzi. No, non è vero. Ma come no? La tiene ancora, don Antonio. E quello se n'è accorto. No, non si vedeva. Luciano doveva pagarmi tutto, è un imbroglione. Scusa. Marisa. Sì? L'impresario è quello che sta con il maestro Blas. Sì. E si fa vedere in giro con Liliana. Si comincia ad animare l'ambiente, vero? Sì, bell'ambiente. Stai attenta perché non vorrei che questa storia fosse una trappola. No, ma che vai a pensare? Luciano,
Ecco un piccolo omaggio. Chi è quella signora che lei ha salutato? È una mia allieva, una voce d'oro. Sì, ha un usignuolo in gola. Zitta tu. Voce d'oro, occhi luminosi. Interessante. È una di quelle promesse che bisognerebbe accaparrarsi prima del successo. Si comincia promesse e si finisce mantenute. Sì, a volte anche peggio. Ma canta veramente così bene. Vuole che gliela presenti? Volentieri. Aspetta, mi torno subito. Ma pure. Papà, avevi ragione tu. Qui si mangia veramente male. Meno di quanto credevo. Per questo ho voluto conoscerla. Mi ha detto Blasi che lei ha una bellissima voce e canta molto bene. Il maestro Blasi è sempre troppo buono con me. In ogni caso è tutto merito suo. Vero, maestro? Lo dirà il pubblico. Speriamo. Permettete? Cicillo, eh? Che fai? Lui sì. Marcella, vorrei comporre una canzone per voi. Per me? E perché? Perché così nessun fidanzato potrà farci l'insalata. Vi siete offeso per la rosa. Ma no, semmai non con voi. Carogna. Una bella notizia. Che? Il commendatore Alberti mi ha proposto un'audizione per domani. Bene, brava, auguri. Musica. La fermiamo una poca fisarmonica. A chitarra. Odio e amore. Io ti credevo innamorata e ti stringevo sul mio cuore, tu mi guardavi trasognata, ma non ti lasciasti questo cuore. Torna, torna, perché se non torni tu, io non vivo più. Non so se t'amo, non so se t'odio, so che son folle di te. So che i tuoi baci sono bugiardi, bugiardi son come te. Vorrei fuggire e spezzare queste catene. Perché non siete andato via con Alberti? E fra lui e voi, preferisco voi. Ma ti voglio bene. Non so se t'amo, non so se t'odio, so che il mio mondo sei tu. T'odi e mi piaci, senza i tuoi baci, senza il tuo amor non so vivere più. Vorrei fuggire e spezzare queste catene che prigioniero mi legano al tuo cuore, ma ti voglio bene, non so se t'amo, non so se t'odio, so che il mio mondo sei tu. T'odi e mi piaci, senza i tuoi baci, senza il tuo amor, non so vivere più. Hai sentito che artista? Artista lui. Thank you.
sentite? Ma mattina, fammi piacere. Come si permette? Dai, no, non ti compromettere. Maestro, andate a casa. Andate a casa. Se quello non la smette, gli faccio la pelle. Sono stufo, qui finisce male. E non me lo potevi dire prima? No? Senti, Luciano, quando due ragazzi si vogliono bene, perché farli soffrire? Ce lo dovreste spiegare voi. Pietro, mi sono accorto che il cuore umano non è un motore al quale si possono cambiare i pezzi. Bravo, Gaetano. Finalmente avete detto una cosa da commerciante onesto. Ho detto una cosa da padre. Più verde de fronna, stasera solonna, solonne domare. Non cante me pare, cavarca se perde, premiezza stuverde. E i voci voganno, ma scordo domuna mari. A dormir, doce o sonno, dame sonno, a potesse sonna. Emozionata. Credi ancora che ti abbia teso un tranello? Non ci sarei venuta, mi creda. Buongiorno. 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 Puntuali? Ha fatto bene a farsi accompagnare da maestro Blasi. È il mio accompagnatore. Già, già, si vede. Se vuole. Oh, permesso. Pronto? Sì, sono io. Tienilo. E tieni anche il portasigarette. Non sei carino. Non sei cavaliere, non sei un gentiluomo, sei... Nufetente. Nufetente. Molto bene. Vogliamo incominciare? La signora canterà due canzoni. No, no, scusi, basta la seconda. Amare e soffrire, soffrire di gelosia. Brucia il cuore, gelosia che mi fa impazzire nelle notti amare. Gelosia d'ogni tuo pensiero, gelosia d'ogni tuo sospiro. Che non sia per me. Fra le tue braccia ancora io scruto il tuo respiro e m'avveleno il cuor con questa mia follia. Se un tuo sorriso a me un'altra può rubar per un istante allora
mi sembra di morire. Gelosia, gelosia d'amore, il tormento che mi strugge il cuore. Gelosia, sei tu. Una regina. Cosa le dicevo? Una regina della canzone. Senza corona. Ebbene, vogliamo fissare qualche data, qualche cifra? Il contratto. L'incoronazione. Contenta? Arrivederci. A presto. Se non fosse stato per voi, oggi non avrei un contratto nella borsetta. Già. Due contratti. Due? Eh sì, l'altro è con me. Ma quello non è firmato. Ti supplico, quale altra prova vuoi? Ma io non voglio nessuna prova. Certo, siete un corteggiatore pericoloso. Io? Vi guardavo l'altra sera mentre eravate con Marcella. Oh, beh, se qualche volta la corteggio è unicamente per evitare chiacchiere sul tuo conto. Come puoi credere che io non sia sincero? Non ti sei accorta che ho perso la testa? Tu mi hai illuso. Mi hai fatto credere che un giorno saresti stata mia. No, questo no. Sono sempre stata leale con voi. Vieni a casa mia. No. Ma perché insistete? E va bene. Marisa, anche se non vuoi, ti seguirò ovunque. Sarò sempre vicino a te. Voglio vederti felice nei tuoi successi. Devi avere fiducia in me. Sono sincero. Ricordati che un giorno sarai mia. Lo giuro. Andiamo via. Va a Vicoletre. Questo no, è troppo complicato. Ecco questo, è molto semplice. È pure più facile da fare. Sì. È mio fratello. Allora facciamo questo, eh? Sono nove giorni nuove, che chiove, chiove, chiove. E se fa freddo l'aria, e se fa cupo cielo, e tu rinda sto gelo, tu sola canta. Accidenti, non potevo che andavo solo mio. Ci ha provato. È venuto giù il diluvio. Che maligni, fanno bene a chiamarti vetriolo. Tu sia canaria, chi sì, tu sei l'amore, tu sei l'amore, che pure quando piove canta canzone nuova. E quanto si fece? Gesù, ma come piove. Tu come una Madonna, canta una ninna nonna. Un angeli in croce, che vo sentì sta voce. Sta voce solitaria, che rinda notte canta. E tu, come una santa, tu sola sola muore. Marcella, beh, tutto bene, concluso. Davvero? Il contratto è firmato. Oh, brava Marisa, sono proprio contenta. Appena libera chiudo e salgo su. Tu sei l'amore, che pure quando mora, canta canzone nuova. Gesù,
ma come chiove. Come è andata? Benissimo, Alberti mi ha firmato un contratto. 3 mesi di tournée. Naturalmente se il debutto a Napoli andrà bene. Pensa, Luciano, ci siamo riusciti. Ci sei riuscita tu? Non dire così. Ricordi quella sera, quando scendemmo dal Vomero in carrozzella subito dopo la tua disgrazia? Mi dicesti che nel tuo stato non avresti osato più affrontare il pubblico. In quel momento pensai di fare io quello che tu non potevi fare più. Marisa, non vorrei che la vita ti portasse troppo lontano. Ma credi che potrei dimenticare tutto così, te e la famiglia? Vedi, tu partirai, staremo lontani. Ricordati che... Ma cosa stiamo dicendo? La vita non ci separerà mai. E svegliati, tanto hai perso. Io sto sveglio. E questo che? Che grande invenzione, il sonnifero. L'uccello è scappato. Cala gli spaghetti. Prenda 3. In sogno. 46. 46. 5 a mano. Perno secco. 200. E 200. Appena arrivati a Roma, sarà meglio mandarla in officina. Eh sì. Papà, vattene a letto, che sei stanco. E tu? Beh, io finisco qui, poi vado un momento al bar. E cercate di non camminare troppo forte. La stringa bene? Eh già. Marcella? Eh? Dove hai messo il ferro da stiro? È là, no, sopra l'etagère. Ah, sì, grazie. Che fai, vai già a letto? Sì, buonanotte. Buonanotte. Paese, quando son nato e te saluto, te becco, l'ancima sulle abbandonate. Però se poco amore me la sate, tu scinna ciumma 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 da montagna e scenne canama la sorte m'accompagna e chiamma uè l'amore ciumma che si perde a mare. Siete pazzo, ma che volete qui? Niente di male. Erano cadute le chiavi nella carrozza. Eccole. Ah. Andate via. Quanto mi piace. Andate via o chiamo qualcuno. Chi perde amore va cercando male. Campana che suona un goppo a sto convento non sente che fatta che la faccia è santa aiere in braccio a me non svenimento stasera vado a... Dunque, avete finito? Che serataccia, un caffè. Comunque sempre meglio di quelle che avete passato ieri al ristorante, non è vero? Pensa ai fatti tuoi, vipera. Sbrigati col caffè. Ma quale caffè? Voi vi dovete pigliare una gamba villa, così dormito più tranquillo. Vi fa tanto bene. Mi hai illuso, mi hai fatto sperare. Per te mi sono prodigato. Ho sacrificato tempo e denaro. Denaro poi? Sì, denaro. Per farti cantare ho trascurato il mio lavoro, i miei guadagni. E cosa credi che l'abbia fatto? Per l'arte? Questo no. Ma nel conto non pensavo di mettere le vostre pretese. È un mio diritto. Alla tua fedeltà non ci credo. Tu hai un altro uomo. Io sono fedele a mio marito. Digli così ora che hai il contratto, ma prima mi sorridevi, mi portavi per il naso. Ma con me tu non l'avrai vinta. No.
È troppo comodo. Adesso perché sei arrivato allo scopo, adesso perché hai ottenuto il contratto, non è più necessario mostrarsi condiscendente, vero? È passato poco fa il maestro. Dove sarà andato? È scomparso nel buio. Se fossi voi, lo cercherei. Marisa? Marisa? Sei tu? Marisa! Che hai fatto? Che hai fatto? Vieni, nasconditi qua. Impossibile fare delle previsioni. Sarà bene riferire alla moglie. Ah, certo, certo. È qui, direttore. Ah, la faccia entrare. Buongiorno, signora. Buongiorno. Prego, si accomodi. Signora, devo parlarle di suo marito. Per ora non esiste nessun pericolo immediato. Tuttavia il colpo è stato forte. Ne è conseguito un trauma che ci impone la massima cautela. Per ora dunque sarà bene lasciarlo solo ed evitargli quei contatti che potrebbero metterlo in orgasmo, soprattutto con persone di famiglia. Suo marito ha bisogno di calma assoluta. Qualsiasi emozione potrebbe riuscirgli fatale. Ma si salverà, dottore. Non riconosce nessuno. Signora, ora vada a casa e cerchi di riposare. Lei ha passato una notte agitata, è stanca. Grazie, dottore. Prego, signora. Della realtà mi sono resa conto soltanto questa notte all'ospedale. A un certo punto stavo per chiamare la guardia di servizio e dire tutto. Ma il delirio di mio marito mi ha trattenuta. Cosa devo fare? Il fidanzato di mia cognata l'hanno arrestato. Non resisto più, non so come agire. Ho tanta pena e tanta paura. Tu sei unita a tuo marito davanti a Dio. Il problema che mi poni turba anche me. Ma di fronte al pericolo di una vita umana non si può esitare. Anche se per fare il bene dobbiamo portare delle sofferenze agli altri. E confidati con la sorella di tuo marito e attendi il momento in cui potrai compiere il tuo doveroso atto di giustizia. E mio marito crederà che gli sono rimasta fedele? Di fronte alla verità tornerà ad essere sereno. C'è un innocente che soffre, fa che gli sia resa giustizia. Agisci come la carità vuole e tutto ti sarà perdonato. Ma Pietro, come ha potuto commettere questa pazzia? Non lo so. Passa. Ma durante il giorno c'è stata qualche altra cosa tra di loro?
No, che io sappia, non si sono più incontrati dopo l'incidente del ristorante. Tu non l'avevi più visto, il maestro Blasi? Ma che... Non t'aveva detto niente, Pietro, un accenno, un rimprovero? No, anzi, era stato più affettuoso del solito. Aveva scherzato tutta la serata. L'avete visto anche voi. Allora, io non capisco. Ma come fanno? Come fanno a dire che lui ha confessato? Lo dicono. Anche il commissario è convinto che è stato Pietro. Incredibile. Notizie. Su, c'è il padre che parla con Marcella. La madre è andata al carcere a portare il pranzo al figlio. Marisa è ancora dal marito in clinica. Ma Luciano come sta? Ah, gravissimo. Chissà come va a finire. Ma state zitto. E chi dice niente? Io non parlo mai, nemmeno con la questura. E tu sai dire tante cose con un sorriso. Io? Sì, l'altra sera al ristorante. Ah, ero così contenta di essermi liberata dell'impresario che ieri mi sono fatto un bel bagno di mare. A me piace tanto farmi baciare dalle onde. E a volte da qualche cavallone. Beh, dipende. A me per innamorato mi piacerebbe un poeta. E io sono musicista. Idealista. E io sono esistenzialista. Bersagliere. Guastatore. Capace di tutto, anche di sfregiare qualcuno, di uccidere a costo di prendere l'ergastolo. Ah no, se si tratta di qualche contravvenzione, sì, ma l'ergastolo... La verità... Posso offrire? A te la questura non ti ha mai chiamato? A me la questura non mi chiama, ma arresta. Marisa, forse per voi due è peggio che per me. Auguriamoci che presto si possa venire fuori da questo inferno. Bevi, ti farà bene. Ma non parla affatto. Dice qualche parola in delirio. Non mi ha nemmeno riconosciuta. Scusatemi, ma io devo andare dall'avvocato. Signor Gaetano, se credete che per le spese io ho qualche risparmio. Marcella, io sono il padre. Mi spoglierò di tutto, ma lo farò uscire. Però grazie. Grazie di averci pensato. Arrivederci, cara. Arrivederci. Ora che siamo sole, è vero quello che hai detto per Luciano? Sì, così ha dichiarato il direttore dell'ospedale. Ma non è questo, sapessi. Ma cosa c'è? Parla! Non è per Luciano. È per Pietro. Pietro? Non è lui che ha ucciso Michele. Non è lui. Ma chi è stato allora? Una disgrazia. Michele si era innamorato di me e dopo la firma del contratto voleva il premio. Venne qui esasperato, mi minacciò, mi aggredì e mentre mi difendevo dalle sue stesse mani partì il colpo che lo uccise. Pietro entrava in quel momento. Ma perché non ha parlato? Forse ha creduto che lo avessi ucciso io. E allora bisogna fare qualche cosa. Già. Marcella, aiutami tu, io non so più dove battere la testa. Parlerei, ma ho paura per Luciano. Il medico ha detto che qualsiasi emozione può essere fatale. Cosa dobbiamo fare? Povero Pietro. Ma per carità, pensiamo a Luciano. Che nessuno sappia nulla. E poi vedremo. Avvocato, credete di poterlo fare uscire? Non ho ancora elementi per affermarlo. Piuttosto una cosa. Non che io voglia fare delle insinuazioni, ma... Nel preparare una difesa tutto può essere utile. Io parlo a un padre che mi può capire. Con la dovuta prudenza cercate di sapere se il dramma possa avere qualche rapporto con le relazioni che correvano fra l'ucciso e questa signora Marisa. Quando quella sera t'ho lasciato al garage eri calmo. Cosa ti è successo dopo? Papà, da che m'hanno arrestato non faccio che rispondere a interrogatori.
Come sta Luciano? Pare fuori pericolo, ma è ancora gravissimo. Ti preoccupi di tutti, meno che di noi. Pietro, tu sei innocente, lo sei. Ma Luciano quella sera sapeva che il maestro era salito in casa sua. Non lo so, io sono corso là quando ho visto Michele entrare nel portoncino. Ma sei sicuro che andava per Marcella e non per Marisa? Papà, Michele Blasi l'ho ucciso io. Ma perché? Se tu dici così, sia fatta la volontà di Dio. Io e tuo padre faremo di tutto per liberarti. Perdonami, mamma. Non ho niente da perdonarti, figlio mio. Tu puoi ingannare tutto il mondo, ma il cuore di tua madre, no. No, Pietro. Colloquio è terminato. Ciao, mamma. Ciao, papà. Vieni, Carmela, andiamo. Il fiume. Il fiume. Taci, Luciano. Ricordi? Sì, sì. Il profumo delle rose nel viale. Le guardie. Le guardie. Perché canti? Gli avevi scritto? A chi ho scritto, Luciano? Gli orologi sanguinano. Sei stata tu. Sei stata tu. Taci, Luciano, stai calmo, taci. C'era il sole. Lo so. L'hai ucciso tu! Quante rondini! Come va? Ieri sera era più calmo, ora ripreso a delirare. Ma il dottore l'ha già visto? No. Mi ha mandato a chiamare, pare che vogliono fare un consulto. Le rondini. Le rondini. Un consulto. Speriamo che non ci siano complicazioni. Non dargli da bere, solo inumidirgli le labbra un pochino. Ma senti, Marisa, questa mattina è venuto il segretario di Alberti. Devono parlarti con urgenza. Vuole che tu vada da lui subito. Che ci vado a fare? Marisa, è meglio che tu parli con Alberti. Conosceva molto bene Michele. Non si può mai sapere. Appunto che è nelle mie intenzioni di dar corso al contratto. La ringrazio, ma pensavo che l'avesse firmato solo perché ero raccomandata dal maestro Blasi. Se Blasi lo conoscevo appena. No, no, è che quando ho sentito la sua voce mi è piaciuta, e molto. Ora si presenta questa possibilità. Si tratta di una lunga tournée, da iniziare subito. Subito? Sì, debutta fra 3 giorni. Io non sono in condizione di affrontare un debutto così immediato. Ci sono 3 giorni, ho detto. Non fraintenda. Ho mio marito che è molto grave e anche tutto il resto non mi dà la calma necessaria. Oh, in palcoscenico, tutti sono nervosi, anche gli attori più consumati. Ma appena si alza il sipario... Mi spiace, non mi sento di affrontare un debutto così precipitoso. Ci pensi. Si tratta di una lunga tournée e nei migliori locali. Lei non poteva sperare in un inizio più clamoroso. Dica pure pubblicità. In questi giorni si è fatto tanto rumore sul mio nome... Non mi sembra bello approfittarne. Le offro in anticipo un terzo della somma contrattata. Ma come? Invece di ringraziarmi, lei mi viene fuori con queste storie. Lei vuole speculare sulle disgrazie altrui? Speculare? Io rischio. Se le offro un terzo in anticipo. Mi scusi, devo andare. Farò valere il contratto, eh? Faccia quello che vuole. E va bene. Dio mio, cosa è successo? Si accomodi. Si mantenga calma, signora. Il consulto ha dato risultanze di un certo peso che non possiamo trascurare. Col tempo a suo marito, anche guarendo, deriverebbe un progressivo indebolimento della vista. Occorre perciò un intervento operatorio immediato che comporta difficoltà e pericoli non trascurabili, ma l'intervento è indispensabile se si vuole evitare la cecità. Ha detto cecità?
Devo anche farle presente, signora, che l'operazione richiede l'intervento di un chirurgo specializzato e di conseguenza una spesa non indifferente. Posso fare una telefonata? Prego, s'accomodi. Grazie. Grazie. Pronto? Sono Marisa Celli. Sì, sì. Sono tornata sulla mia decisione. Accetto il debutto. Sì, ma come lei aveva proposto? Grazie. Sì, va bene. Va bene. Per la signora Celli. Guardi che belli, signora. Si comincia così con una sola corbeille. Poi con gli anni riempiono il camerino. Le ha fatto bene il cachet? Sì, grazie. Se la signora ha ancora bisogno di me, può suonare il campanello, quello di destra. Dottor Brunavalla. Commissario. Salve. Buonasera. Buonasera, Alberti. Che vorrà il commissario questa sera? Oh. Avanti. Buonasera, signora. Buonasera, commissario. Un altro interrogatorio? No, vengo a farle i miei auguri. Il teatro è pieno. Non poteva avere un debutto più brillante. Certo, meglio di così. Questa sera sono qui solo come ammiratore. Capisco che è difficile credermi, perché quando un commissario appare sulla porta si pensa subito che abbia le manette in tasca. Splendida questa toilette. Sarà certamente un grande successo. Non è la serata adatta per scherzare. Perché? Pensavo che nulla potesse impedirmi di mandarle dei fiori e dirle che è una donna interessante. Molto interessante. Signora Celli in scena. Venga, Marisa. Tocca a lei. Andiamo pure. Scusi tanto, dottore. Prego. Ciao Marina, come va? Bene, grazie. È un pezzo che non ci si vedeva, eh? Salutami tanto quel simpaticone di tuo padre. Ciao. Arrivederci. A lei, Marisa. Sì, Mario. Brucia il cuore, gelosia che mi fa impazzire nelle notti amare, gelosia d'ogni tuo pensiero, gelosia d'ogni tuo sospiro. Che non sia per me, tra le tue braccia ancora io scruto il tuo respir e m'avveleno il cuor con questa mia follia. Se un tuo sorriso a me un'altra può rubar, per un istante allor mi stai. Signora, si sente male. Venga, venga, andiamo in camerino. Vado io. Non faccio per vantarmi, ma quando debuttai al teatrino delle grandi manovre fu un trionfo. Applaudirono tutti, sì. Fino al grado di tenente colonnello. Pure caporale? Tutti. State zitti, vediamoci. Ah no, caro, i biglietti l'ho pagati io. I soldi me li sudo onestamente. Lo vedo. Che vuoi dire? Vieni. Non si scoraggi.
Io ho fiducia nelle sue qualità e quando lei vorrà riprenderemo la tournée. Ho forzato troppo la situazione. Ora cerchi di ritrovare la calma. A proposito, se oltre l'anticipo avrà bisogno di altro per l'operazione... Grazie, no. Domani le telefonerò. Giù troverà la mia macchina. Grazie. Mi scusi. Signor Alberti, vuol dare un'occhiata al bordello? Andiamo in ufficio. Signora, se permette, la riaccompagno con la mia automobile. Ma c'è l'automobile del teatro, grazie. La prego, signora. Non posso lasciarla sola. Si accomodi. Prego. Vede, l'ho ricondotta a casa. Le faccio i migliori auguri e, se permette, verrò a trovarla presto. Grazie. Buonanotte. Buon riposo, signora. Grazie. Hai avvertito in ufficio? Sì, tutto pronto. Meglio aspettare un altro po'. Vai alla centrale. Marcella! Eh? Ma come mai sei qui? Salgo subito. Ma perché hai lasciato Luciano? Da un'ora è entrato in clinica. Lo stanno operando. Così, all'improvviso? Ma allora è grave. No, il dottore aveva già deciso di operarlo stasera. Ma io, per non turbarti, ho taciuto. Andiamo subito in clinica. No, è inutile. Il dottore non vuole. Ci farà avvertire appena avrà finito. Non può vietarci di... Non ha vietato nulla. Mi ha solo pregato di attendere a casa. Telefoniamo. È presto, ho già telefonato. Hanno appena incominciato. Hanno appena incominciato. Sì. Com'è andato il debutto? Un disastro. Non ho resistito, ho dovuto interrompere. Ma l'ho fatto solo per i soldi dell'operazione. Cosa verrà dopo? Quando Luciano saprà la verità? Mi crederà. Ma perché non dovrebbe crederti? Sapessi come sono stati difficili i nostri rapporti. In questi ultimi tempi sentivo in lui un'idea segreta, come una condanna. Era convinto che fossi l'amante di Michele. Che idee ti vengono? Ho tanto cercato di avere una spiegazione. La sera del fatto, prima che scendesse al bar, si appartò e mi lasciò sola. Tu eri fuori a cena in casa di Pietro. Non aveva detto una parola in tutta la serata. Mi sentivo sfiduciato, ormai non mi era più possibile farmi comprendere da lui. A un tratto, non udì cantare. Non più lacrime per piangere, da quando me l'ha lasciata, amore mio. Non tengo più lacrime per piangere, da quando moriciste. Io parto addio, e mo senza te non è più vivere, aspetto sempre a sera e prego addio. Per carità, io non la voglio perdere, facitela tornare, che a vita mia. Sogno lacrima per te che giochi ignuta potessa diventare una nota musica, avrei scritta più bella canzone d'amore, sospirando per te. Non tengo più lacrime per piangere, se fatto vecchio e triste, o cuore mio, da quella sera che veniste a dicere, io parto addio. Luciano, dobbiamo parlarci.
Credevo che saresti stato lieto del contratto che ho firmato oggi e che avessi un po' di fiducia in me. Invece c'è qualcosa che non mi perdoni. Meglio parlare chiaro. Si tratta di Michele. Non ti ho rimproverato nulla. Di che ti preoccupi? Mi fa male il tuo silenzio. In tutta la serata non mi hai mai rivolto la parola. Che vuoi? Non posso essere allegro. Tu parti, mi lasci solo. Ma per te e per noi. Soprattutto per te. E se non fosse così sarebbe disumano. Tu sei giovane, sei presa dall'idea dei tuoi successi, sogni una vita diversa e ne hai il diritto, intendiamoci. Perché non era questo che ti avevo promesso. Posso comandare sul tuo cuore? Cosa intendi dire? Mi hai capito benissimo. Mi credi l'amante di Michele, vero? Non ho mai detto questo. Vedo soltanto che quando sei con lui ridi felice come facevi con me. Ma non capisci che fra me e Michele... Non dirmi nulla. Se devi partire, parti. Avrei rimorso a impedirtelo per il mio egoismo. Forse finirò per soffrire di meno anch'io. Tu non puoi più volermi bene come prima. Luciano, ti giuro che... Ti prego, non dirmi nulla. Ad un certo punto, quasi inconsciamente, mi misi a suonare. Vieni a prendermi. Sì, subito. Tanto, tanto, come un giorno d'amore smarrita vicino a te. Perdonami, io voglio te per vivere. Ascoltami, non ho peccato, ascoltami. Credimi, non è vero. Tu sei quello che ho sempre amato, vita mia. Rimasi così non so quanto tempo. Ero sconvolta dall'impossibilità di provare il suo errore e di convincerlo. Sai, Marisa, tutti gli uomini sono gelosi. Io stessa ne so qualcosa. Però Luciano aveva un motivo di più per esserlo. Sì, capisco, ma non fino al punto di credermi capace di uccidere Michele, come ripetuto delirando. Ma nel delirio... Dio, fa che finisca questo tormento. Telefoniamo. Signorina, per favore, apra il negozio. Subito. Via, via. È proprio la polizia. È per noi. Dobbiamo fare un sopralluogo. Sua cognata è ancora alzata? Sì. Marcella! Pietro! Non facciamo storie. Oltre a sua cognata, c'è qualcuno su? No. Pietro! Pietro! Sei madre! Vai buono! Voglio vedere mio figlio! Pietro! Pietro! Che succede? Sua mamma come sta? Lasciatemi vedere mio figlio! Lo vedrete dopo! Adesso andate via! Pietro! Voglio vedere mio figlio! Pietro! Portatelo su.
Buonasera, signora. Quante sorprese in una serata, vero? E suppongo, anzi sono convinto, che non sarà l'ultima. Toglietegli le manette. Quella sera in casa, vi prego di essere precise, quella sera in casa chi c'era? Mia cognata e io. E lei come aveva trascorso la serata? L'ho già detto, a cena dal mio fidanzato. Poi sono rientrata e ho trovato mia cognata ancora in piedi. Sono andata a letto giù, perché io dormo nel retrobottega. E quando avvenne il fatto, lei dov'era? Dormivo. Mi sono alzata subito, ma non ho fatto in tempo a salire, perché dalla botola ho visto cadere il maestro Blasi. E lei che cosa faceva? Ero qui. Avevo cenato con mio marito. Poi lui è sceso al bar. Ho rassettato ancora un po', ho stirato e sono andata a letto anch'io. Signorina, vuol farmi vedere quando cadde il corpo del maestro Blasi, lei dov'era? Sì. Cerchi di ricordare il punto esatto. Ecco. Bene. E quando il corpo del maestro Blasi è caduto, dove ha toccato terra? Qui. E quando il suo fidanzato è saltato, dove è caduto? Lì. Lì. Benissimo. Adesso dimmi tu come è avvenuto il fatto. Ero al bar quando mi dissero che Michele era entrato nel portone. Sapevo che la sera, quando Luciano scendeva al bar, gli lasciavano la porta socchiusa. Mi precipitai su. Quando infatti entrai da là, Michele stava qui. Lo raggiunsi e lo afferrai per il petto. Lui mi dette un altro ceffone. Non ci ho visto più, non so più cos'è avvenuto. L'ho visto cadere nella botola e giù c'era Marcella. Con la pistola in mano sono saltato da qui. Va bene. Allora salta e cadi nello stesso punto in cui sei caduto quella sera, capito? No, signora. Ferma. Dopo. Avanti. Salta, salta. Benissimo. Pronto? Sì? Dica. Sì, sì, senz'altro. Va bene, grazie. Signora, una notizia per lei. Dalla clinica avvertono che l'operazione di suo marito ha avuto esito favorevole. Domani i familiari potranno visitarlo. Ora mi scusi. Vogliamo scendere? Hanno telefonato che Luciano è salvo. Riprendiamo. Il tuo odio per il maestro Blasi risaliva prima dello schiaffo nel ristorante. Basta! Pietro è innocente. E allora? Il maestro Blasi entrò con le chiavi che mi aveva rubate dalla borsetta. Lo cacciai, mi minacciò con la pistola. Lo respinsi e non so come partì un colpo. Allora Pietro entrò, prese la rivoltella e mi fece nascondere. Se ho taciuto finora, è stato solo perché alla clinica mio marito era in gravissimo stato. Pietro, ti chiedo perdono. Oh,
Sono dolente, signora, ma devo condurla con me. Dottore, lascia entrare. Questo ragazzo sa qualche cosa sul delitto. Ripeti qui quello che hai detto a casa tua. Poi mi arrestano. Se sai qualche cosa e non parli, ti arresto lo stesso. Andiamo. Il maestro Blasi era un po' micione. Tempo fa mi ha detto di lasciargli la mia casa. Quale casa? Dove abitavo prima, Sanità 57. Sì. Perché aveva un appuntamento con una signora di qua. Mi anticipò i soldi per il cinema e mi promise una buona mancia. Io mi tenni i soldi e non andai al cinema. Volevo vedere chi era la signora. Non arrivò nessuno. Il maestro mi disse che a quella donna doveva darle una lezione e pieno di rabbia mi chiese se sapevo di qualche infedeltà di lei, perché voleva vendicarsi e riferire al marito. Gli risposi che la signora era una gran brava donna e lui, il maestro, un po' micione. Mi dette un pugno e mi gonfiò un occhio, questo. E dopo, dopo? Ah, già. Due giorni dopo mi accorsi che mi aveva soffiato una rivoltella che avevo nel cassetto. Era questa? Sì. E tua? Sì. E tu sapevi tutto questo e stavi zitta? Che ne sapevo io che la rivoltella era quella? Poi io con voi non voglio avere niente a che fare. Appena mi vedete mi arrestate. Portate al commissariato la signora e lui. Tu sei in arresto. Io? Sì, dovevi denunziare l'arma. Dovevi denunziare. Te l'avevo detto io, che avvocato sei? Tu sei amico della signora, Sapete. Vieni via con me. Sì, ho commissario, vieni con me. Marisa. Marisa. Marisa verrà. Perché non c'è? Perché? Oh, Dio mio, come si fa? Vada tranquilla, da ieri sera è così. Ma se non ha febbre vuol dire... Io devo assentarmi per un'ora. Mi raccomando a lei. Marcella. Contenta? Sì, signor commissario. Ma Marisa, mia cognata. Stia tranquilla. L'importante è che non ha commesso il fatto. Vedrà che tutto andrà bene. Tu però impara ad essere meno impulsivo. Lucia! T'abbraccio! Ehi, Cicillo! Che c'è? Un trionfo! Ho saputo! Bisogna fare la grande festa! Vieni, vieni su! Uè, siete pronti? A tua moglie lo sto preparando la festa di Piedigrutta. Ah, benissimo. Ah, non dimenticare i fiori d'arancio per lei. Oh, esagerato, ci sposiamo fra 15 giorni, però prima ti devi tagliare i baffi. Perché? Se no non mi sposi? No, mi pizzicano. Pizzicato? No, Marisa vuole che stia lì. A chi lo tocco? Marcella, hai messo il vino in ghiaccio? Ah, sì, te l'ho già detto 3 volte. Oh, Luciano, sono arrivati i tassì e bisogna sbrigarsi. Sì, se no arriviamo che Marisa è già uscita. Già, hai ragione. Cicillo, uè, non ti dimenticare i garofani, eh? Eccoli qui, ma che ti raga, vin del lupolo. Pietro. Dimmi, Luciano. Senti. Forse Marisa con te sarà in imbarazzo in un primo momento. Mi raccomando, fai finta di niente. Lucia, lascia fare a me, ci penso io. Giù, ha ragione, pizzica. Ma ci vogliamo spiegare, no? I tassi già stanno alla porta. Sarà Marisa. Sì, è lei. Zitti tutti, vado io. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ci mancava lui. Uè, Cicillo, che fai qua? Che già fa? Ti fa piacere vedermi, voglio, figurati. Che tipo. Ma che sei venuto a fare? Uè, Augustino, te. Ciao, Celle. Sono io. Caro Luciano, non posso tornare a casa, quella casa in cui tu e gli altri avete tanto sofferto a causa mia. Porto nel cuore una dolorosa umiliazione che solo nella solitudine potrò vincere. Parto, riprendo a cantare, non ti dimenticherò, tua Marisa.
con te. Quando cantano gli angeli per le strade del cielo, verrò per condurre con me. Quando tutto è già musica in un mistico bel, fioriranno i mandorli in dicembre, che pioggia di stelle cadrà. Poi la luce splenderà nell'ombra ed il sogno diverrà realtà. Verrò per sognare con te quando cantano gli angeli per le strade del... Ah, oh, guarda qua, io che bello pesce, guarda quanto è grosso, è tu. Va bene, col tempo e con la barca. Ma quale tempo? Sa maturano i pesci e tante altre cose. Sì, sì, dammi un poco di disco, va. No, non ha tempo. La miseria. L'avevo detto io. Quanto è bello, guarda, quanto è bello assai, mannaggia morire. E che grosso mio. Chi va piano, va sano e va lontano. E non arriva mai, Cicì. Tu puoi far abboccare questi pesci qua, ma quella sogliola là non abbocca. Io lo esco pure per quella sogliola. Cicì, là c'è il dubbio. Il dubbio? Sì, il dubbio. Vuoi scommettere? Scommetto. Se vinco io, ti scassa la fisarmonica. Ehi, e se vinco io, ti scassa la chitarra. Andiamo. 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 Non tengo più lacrime per chiagnere da quando me l'ha stata amore mio. Non tengo più lacrime per chiagnere da quando mi dicesse io parto a Dio. E mo senza te non so più vivere, aspetta sempre sera prega Dio. Per carità non m'ho facito perdere, facito da tornà che vita mia. Sogno e lacrima bottega giù chiagnuta potessa diventare una nota e musica. Avria scritta più bella canzone d'amore, sospirando per te. Non tenga più lacrime per chiagnere, se fatto vecchio e tristo cor mio. Da che la sera t'avanista a dicere, io parto a Dio. Non è vero, il mio cuore t'ha sempre amato, vita mia. Stringimi tanto, tanto, come un giorno d'amore smarrito vicino a te. Perdonami, io voglio te per vivere. Ascoltami, non ho peccato, ascoltami. Credimi, non è vero, tu sei quella che ho sempre amato, vita mia. Non tenga più lacrime per chiagnere
guarda quando me l'ha stata a mormire. Luciano. Credimi, non è vero, tu sei quella che ho sempre amato. Dammi la fisarmonica! C'è un proverbio che dice la miglior vendetta è che le non scassa la fisarmonica. Oh. Sì. E non mi scoccia più. Sì. Fumi? Sì. E dammi una sigaretta. Patten! Uè, sì, sì. Patten! Eccolo! Patten! Sì! Patten! Io ti voglio bene!